Dopo l'arrivo ormai ufficiale di Artem Dovbyk è sempre più probabile la partenza di Tammy Abraham. È vero che la Roma comunque dovrà affrontare la prossima stagione con almeno due centravanti, uno titolare e uno di riserva, ma dato lo stipendio importante dell'inglese è difficile pensare che possa essere un panchinaro appunto dell'investimento più importante fatto almeno finora in quest'estate. Quindi soprattutto per questo punto di vista, più che per una questione tecnica, perché credo che a cifre diverse De Rossi potrebbe anche accontentarsi di averlo come prima alternativa, si sta valutando una sua possibile cessione. Già ve ne ho parlato almeno un paio di volte. La squadra italiana più interessata è il Milan e ieri sera Fabrizio Romano, una delle fonti più attendibili per quanto riguarda il calciomercato, ha rilanciato il fatto che il Milan è fortemente interessato al giocatore inglese, considerando anche la partenza di Fulkrug, altro obiettivo dell'attacco rossonero che è andato, se non vado errato, al West Ham. Abraham diventa quindi una delle specifiche richieste di Paolo Fonseca, che vorrebbe alternarlo con Morata per avere un reparto offensivo più completo possibile. Morata, diciamo, sarebbe quel profilo che diciamo gioca con la squadra e fa le sponde per i compagni, Abraham diciamo più il finalizzatore, anche se diciamo l'abbiamo visto ben poco diciamo in queste ultime due stagioni, eccezione fatta per la prima in cui è stato veramente ottimo complessivamente, nonostante si fosse mangiato i gol anche in quella stagione, ma magari avere un Abraham che ti riesca a fare più di 20 gol in tutte le competizioni. Detto questo, allora, qual è la situazione? Il Milan è interessato al giocatore. Diverse proposte sono state fatte alla Roma, almeno dalle ultime indiscrezioni. La Roma avrebbe bocciato fin da subito l'idea di un prestito con diritto di riscatto, chiaramente perché comunque una volta ceduto vuole che venga mandato via, tra virgolette, a titolo definitivo, non che poi ti ritorna alla base con lo stesso stipendio che prendeva prima, e quindi sarebbe solo un posticipare un problema che poi ti ritornerà tra un anno, sempre chiaramente che il giocatore poi non faccia bene, che venga poi riscattato dal Milan. Però ora come ora la Roma, anche per gli investimenti fatti e le spese importanti, necessita di cash, cioè di milioni contanti da poter magari poi riutilizzare. Si è diciamo palesata anche l'idea di possibili contropartite, ma non tutte diciamo piacciono alla Roma. Si è parlato di Salemakers, giocatore che a me piace, ma a quanto sembra la Roma preferisce guardare altri profili. Jovic è stato bocciato ormai da qualche settimana, mentre è spuntato fuori, e ve ne parlerò in questo video, il nome di Noah Okafor, giocatore svizzero classe 2000, nell'ultima stagione appunto con la maglia rossonera. Non è un nome nuovo. Già partiamo da questo preavviso, perché comunque chi mi segue sul canale, ma comunque chi segue il mercato della Roma ormai da diverso tempo, si ricorderà che anche l'anno scorso, prima del suo approdo al Milan, era stata accostata la Roma per rinforzare il reparto offensivo, ancor prima degli arrivi di Azmoun prima e Lukaku poi. Il giocatore poi si è accasato al Milan per una cifra vicino ai 14 milioni direttamente dal Salisburgo, e la sua stagione è stata, secondo me, tutto sommato buona, o meglio, per quel poco che ha giocato è riuscito a far vedere delle ottime cose. Parliamo di un migliaio di minuti totali in tutte le competizioni, che fondamentalmente sono come aver giocato 12 partite in tutta la stagione dal primo all'ultimo minuto, veramente veramente poco, ma con uno score di 6 gol e 3 assist. Sarebbero 36 presenze, ma sono presenze anche se giocate 5-10 minuti, quindi le valuto fino a un certo punto. Io valuto il fatto che lui in 12 partite giocate dal primo all'ultimo minuto ha segnato 6 gol e fornito 3 assist, e questo è andato secondo me per nulla negativo, anzi ha fatto capire come il giocatore anche con poco tempo a disposizione sia riuscito a dare una mano ai rossoneri a far vedere le sue qualità. Soprattutto è un nome che mi piace per un motivo: ti risolverebbe due problemi in uno. Allora, ovviamente adesso tutti quanti stiamo facendo un po' l'appetito con gli ultimi arrivi e tutti quanti speriamo che possa arrivare un esterno a destra, scusate, un esterno a sinistra di piede destro, un centravanti di riserva, un altro centrocampista, un altro terzino destro, un altro terzino sinistro, un altro difensore centrale. Ovviamente qualcuno deve arrivare, perché effettivamente siamo ancora carenti su alcune zone di campo, ma per quanto riguarda l'attacco bisogna un po' capire che è difficile che la Roma possa prendere un esterno a sinistra di piede destro di alto livello e al tempo stesso un altro centravanti di riserva di qualità.
Perché comunque gli investimenti importanti li hai già fatti, hai già preso Sulè, hai già preso Dovbik che servivano, ma comunque ci hai speso tanto a livello di cartellino. Quindi è difficile pensare che arriveranno altri giocatori per cui tu puoi spendere una cifra di questo tipo. Ed è per questo che Okafor può essere il profilo giusto, perché è un giocatore che può giocare indifferentemente come un attaccante centrale, e in quel caso diventerebbe la prima alternativa di Dovbik, ma anche come esterno, a sinistra di piede destro. Un profilo che ormai ci manca da diverso tempo, abbiamo provato ad adattarci il buon Zaleski con risultati certamente non esaltanti, e Okafor sarebbe un lunghissimo passo in avanti sotto tutti i punti di vista, dell'esperienza, della qualità tecnica e diciamo per le caratteristiche tecniche che ha. È un giocatore veloce, è un giocatore dotato anche di un buon dribbling, tecnico, bravo anche per l'appunto in fase finalizzativa, sarebbe l'acquisto perfetto. Adesso bisogna capire effettivamente se Okafor può essere inserito e se la Roma accetterà delle contropartite, oppure se vorrà unicamente quei 25-30 milioni che ormai si nominano da diversi giorni. Questa dovrebbe essere più o meno la valutazione della Roma, considerando l'investimento di 40 milioni fatto qualche stagione fa e comunque l'età giovane del giocatore che può ancora, diciamo, riscattarsi. Bisogna capire appunto se il Milan offrirà concretamente Okafor e chiaramente se la Roma accetterà questa contropartita e quale valutazione verrà fatta del giocatore e quanti milioni di differenza verranno aggiunti per fare l'affare definitivo. Io sinceramente sarei ben favorevole di vedere Okafor alla Roma con un'aggiunta da parte loro anche minima, cioè se fossero 5-10 milioni sarebbe tanta roba. Poi bisogna anche capire quanto lo valutano, perché comunque l'hanno acquistato a 14 milioni, quindi credo che meno di 14 sicuramente non vorranno. Se tu valuti Ebram 30, puoi fare un Okafor valutato 20 più 10, anche se poi 30 milioni per Ebram sono comunque tanti, oppure 5 milioni più Okafor e fai un totale di 25, non lo so, può essere comunque un'idea, e io sinceramente ci farei più di un pensierino. Poi, come detto, bisogna capire se la Roma ha in mente altri profili per quanto riguarda l'attacco. Da quello che si legge non è ancora del tutto tramontata l'ipotesi Chiesa, anche se secondo me una volta che sei andato su Sulè è difficile che vai a prendere pure lui, non tanto perché sono entrambi dalla Juve, quello non c'entra niente, ma perché comunque è come se tu avessi semplicemente cambiato profilo, più giovane, più futuribile e che prende anche meno di stipendio e anche più integro fisicamente. Andare su Chiesa sarebbe comunque rischioso, perché comunque sai che lo devi pagare e gli devi dare comunque uno stipendio importante, a meno che la Roma non ha deciso di usare questa tattica, cioè andare su Sulè e prenderlo subito, aspettare un po' e mettere un po' la Juve con le spalle al muro. Però è comunque una scelta rischiosa, perché non sei certo l'unica squadra che può andare sul giocatore, ci sono tante squadre inglesi e nel frattempo te lo possono fregare, quindi non sappiamo bene quale può essere la strategia definitiva della Roma. Quello che io posso dirvi però è che Okafor è un profilo che mi piace veramente tanto, è un giocatore magari non eccezionale, nel senso che qualche lacuna anche lui ce l'ha, però per quello che ti andrebbe a fare, per i ruoli che ti andrebbe a coprire, sarebbe tremendamente utile, perché comunque tu lo puoi mettere al centro e avresti praticamente tre alternative a Dovbik, cioè sarebbero Dovbik, un Dybala falso 9 e appunto Okafor, ma lo puoi mettere anche tranquillamente a sinistra, alternandosi a El Shaarawy oppure ad un Sulè adattato. Diciamo che questa è la cosa positiva della Roma che sta nascendo, che ancora ovviamente deve formarsi al 100%, ma che sta facendo pian piano dei piccoli passi. C'è la possibilità di poter avere tante alternative, cose che ti sono mancate diciamo negli ultimi anni, se ti sei ritrovato spesso a dover far giocare sempre gli stessi o alternare giocatori di dubbio livello adattandoli a ruoli non loro, e chiaramente le conseguenze si sono viste. Quindi avere giocatori diversi per più ruoli, di qualità soprattutto, è senz'altro una cosa importante. Diciamo che questi ultimi profili mi piacciono tanto. Vi ho parlato di Tete, vi ho parlato di Okafor, sono entrambi giocatori classe 2000, quindi comunque possono ancora crescere ulteriormente, e tra l'altro poi prenderebbe anche meno di stipendio, cioè rispetto ad Ebram sarebbe un risparmio ulteriore sotto quel punto di vista, ma a livello di qualità secondo me non andresti certamente a peggiorare. Il Milan comunque ha bisogno di sfoltire, perché lì davanti, per quanto riguarda quella zona di campo, hanno già Leao, hanno già Salemakers e credo che debba arrivare anche un altro giocatore, quindi comunque una possibile cessione di Okafor è preventivabile, o sua o di Jovic. Non andrei tanto su Jovic, non è un profilo che mi piace tanto, mentre Okafor per caratteristiche sarebbe veramente perfetto. Ovviamente adesso fatemi sapere nei commenti la vostra, scrivetemi qua sotto se secondo voi può essere un giocatore utile lo svizzero, oppure se preferireste comunque cedere Ebram
prendendoci tutti i milioni che si possono prendere e andare magari su altri profili. Poi, se avete dei nomi che vi piacciono, ovviamente anche quelli, fatemeli sapere. Ci vediamo presto per un altro video. Un saluto e sempre comunque, Forza Roma! Ciao ragazzi!